Sono le 10:46 minuti e 15 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Io sono davvero molto contento, sono onorato e privilegiato di poter dare il benvenuto ad Almeno Due Pagine al Giorno a Francesco D'Asio in collegamento con noi. Ciao Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Francesco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, intanto Francesco, grazie davvero per aver accettato il nostro invito per raccontare un libro che dico fuori dai denti, insomma un libro bellissimo, un libro che ci permette di viaggiare in giro per il mondo, che è questo qui, La bellezza delle telecamere, è questa, far vedere le copertine dei libri che ci piacciono. Francesco D'Asio, Etere, storie di radio, antenne, frequenze dal mondo, pubblicato da Altra Economia da pochissimo tempo, a novembre del 2023. Un libro che racconta, che parla di radio comunitarie, che parla anche di noi, se vogliamo, insomma, chi segue RBE tutti i giorni sa la nostra identità comunitaria, il nostro racconto quotidiano della realtà, sempre molto focalizzato. Siamo partiti con il pezzo di Frank High Energy perché questo pezzo è dentro uno dei racconti di Francesco D'Asio in uscita, se vogliamo, da Erbil, dall'Iraq, se vogliamo, no? Ti sentivi un po' a casa con questo brano messo da qualcuno in un hotel in un tempo neanche troppo lontano, se vogliamo, no? Ma intanto questo è un libro prezioso perché Francesco D'Asio racconta l'esperienza della radio comunitaria nel mondo così come fosse un missionario, come scrive Marino Sinibaldi nella sua bellissima prefazione: andare per il mondo a costruire radio, a offrire supporto tecnico e politico, ad aiutare comunità locali a trovare la propria voce. Assomiglia molto alla vocazione di chi porta un verbo, scrive Marino Sinibaldi. Spirito di avventura in tutte le pagine intorno ad un'esperienza pluriennale, la tua, Francesco. Da dove vogliamo partire? Partiamo da qui, insomma, una passione diciamo totale nei confronti di questo meraviglioso strumento che l'anno prossimo compie 100 anni, Francesco. Ma assolutamente, è una passione che si attacca al cuore quando entri per la prima volta in uno studio e non hai quasi più voglia di uscirne, ed è stata, se vuoi, il filo conduttore che in tutti questi anni mi ha portato piano piano a spostarmi da un approccio più giornalistico a delle esperienze fatte con la radio internet, quando ancora internet era agli albori, parliamo della fine degli anni 90, certo. E poi piano piano capire che mettere a disposizione queste esperienze a colleghi più sfortunati che lavorano in situazioni vulnerabili era forse l'aspetto che mi rendeva ancora più gioioso in questo approccio. Ma prima di tutto è ovvio che c'è una passione che ti attanaglia e che ti fa respirare in quell'area particolare di microfoni, di cavi, di studi, insonorizzazioni, ma anche dei giornalisti e dei ragazzi che attraversano tutti questi spazi. Ecco, mettere su una radio una bellissima sfida, si legge nel tuo libro, ma si legge ad ogni pagina, se mi permetti, insomma, che però non si vince senza tecnica, competenza, partecipazione, scrivi tu, no? Perché evidentemente, così come racconti anche nel primo capitolo, quello dedicato al tuo viaggio in Serbia, in realtà è un lavoro che non si può improvvisare, quello, insomma, di portare la voce e provare a definire una voce lì dove sei, in un posto rispetto ad un altro, come scrive anche Francesca Paci nella postfazione. Non è certo una passeggiata, no Francesco? È vero, ci vuole delle competenze tecniche, giornalistiche, capire che dietro ogni progetto di supporto ai media in realtà c'è tutto un lavoro dietro le quinte che va fatto, ed è il lavoro di cercare dei finanziamenti, di scrivere dei progetti, pensare anche che la radio di per sé non è altro che una piccola antenna nel quadro della libertà di espressione, nel quadro del pluralismo. Ed è proprio parlare di radio libere vuol dire parlare di libertà di espressione e di pluralismo. E questo richiede anche delle competenze legali, legislative, capire qual è l'importanza delle autorità di regolamentazione, che spesso sono quelle istituzioni a metà tra il corpo legislativo e le comunità alla base, che permettono a volte con semplici regolamenti attuativi di cambiare una situazione che a volte rimane o che risulta difficile da cambiare.
Per cui ci sono un tot di competenze che vanno prese ed è tutto quel lavoro dietro le quinte. Forse la parte più divertente è andare sul posto, supportare i colleghi, è semplicemente l'ultimo anello di una catena e quel lavoro invisibile comunque rimane fondamentale. E sono cose che chiaramente si acquisiscono con il tempo, con l'esperienza, e ci vuole anche molta passione proprio per farlo. Beh, una passione che si percepisce continuamente leggendo questo libro, e tra l'altro tu dicevi bisogna anche conoscere in realtà il quadro normativo del paese di riferimento, no? Perché molto spesso, insomma, ricordo le pagine dedicate anche alla Mauritania, insomma, in cui si parla addirittura ancora di schiavitù. Voglio dire, non è facilissimo poter provare a ragionare di libertà d'espressione. Tra l'altro, mi permetto anche di aggiungere, Francesco, di un'attualità la libertà di espressione stringentissima rispetto anche alla, anche al nostro racconto quotidiano. Noi parliamo spesso di Iran, insomma, parliamo in questi giorni anche di Palestina, ma parliamo anche di violazione dei diritti in tutto il mondo continuamente. Quindi voglio dire, il tuo lavoro, anche il lavoro di chi porta e prova a liberare delle voci, diciamo, è un lavoro, se vogliamo, anche molto rischioso. So che è una domanda banalissima, ma te la devo fare comunque, Francesco. Ma guarda, intanto chiariamo una cosa, i diritti di comunicazione sono dei diritti umani fondamentali. Certo. E i diritti umani fondamentali sono i diritti umani delle donne, dei giovani, delle persone più anziane. E se lo vediamo al contrario, i diritti di comunicazione sono dunque di tutti. E bisogna garantirli, cioè garantirli alle donne, ai giovani, agli anziani, alle categorie più vulnerabili e svantaggiate. Ed è forse questa la sfida, per cercare di capire come attraverso lo strumento più semplice che funziona con semplicemente due batterie, in realtà noi non stiamo mettendo su una radio, noi stiamo lavorando proprio per questi diritti di comunicazione. Ed è questo l'aspetto centrale che forse va messo in luce. Capire le legislazioni è importantissimo perché attraverso regolamenti, attraverso piccoli cambi, si può lavorare proprio per favorire questi diritti. E lo ripeto, sono diritti umani. Diritti umani che attraversano tutto il mondo che tu hai percorso in lungo e in largo: Serbia, Giordania, Congo, Pakistan, Tunisia. È una lista che mi mette, diciamo, emozione anche soltanto a farla, perché Libia, Tunisia, ancora Giappone, Egitto, Kirghizistan, Mauritania, Iraq, insomma, hai girato dappertutto e ci sono anche delle pagine, consentimi, davvero molto godibili, di grande ironia. E poi bellissimo questo, che insomma hai scoperto quanto è bello farsi tagliare i capelli dagli arabi, per esempio, no, Francesco? Banalizzo perché è una delle cose che mi ha anche molto colpito, no? Insomma, trovare un posto nel mondo davvero, insomma, al di là della retorica, il mondo è il tuo posto, il tuo luogo, perché tu hai trovato uno spazio dappertutto. Tu sei un bianco non complicato, ti hanno detto una volta, se non sbaglio, proprio in Mauritania, quando hai dormito per strada, no? Questo significa davvero essere cittadini del mondo nel senso più alto della parola, no, Francesco? Beh, bisogna sapersi adattare a tutto. Certo. Pensare di arrivare nei paesi con la scocchia di qualcuno che, siccome viene dall'Europa, dovrebbe sapere tutto, dovrebbe fare tutto, eccetera, eccetera, non è proprio la condizione migliore per iniziare il lavoro. La condizione migliore per implicare le persone è proprio questa: stare insieme a loro, vivere con loro. I racconti del libro in realtà sono soltanto una parte. Si potrebbe parlare delle radio indigene in Amazzonia, in Certo. America Latina, delle radio fatte negli ospedali psichiatrici. Ce ne sono in Argentina, ma ce ne sono anche in Italia. Basta ricordare l'esempio di una radio a Trieste che si chiama Radio Fraco. Radio Fragola, Ecco, certo. sono questi proprio, secondo me, le cose importanti. Noi dobbiamo lavorare insieme. Avere un'azione comune vuol dire stare insieme agli altri, stare allo stesso livello degli altri e non pensare mai di arrivare con le soluzioni e le chiavi in mano, perché lì è il momento in cui si va a sbattere contro il muro. Anzi, con umiltà capire come sono le cose, dare con la nostra esperienza dei suggerimenti per andare avanti e risolvere gli ostacoli, ma allo stesso tempo rimanere ben piantati con i piedi per terra.
ben piantati con i piedi per terra rispetto anche a delle esperienze anche molto complicate. Io, insomma, al di là anche del libro, mi sono permesso anche di fare una ricerca in rete anche per ricostruire alcuni passaggi della tua vita anche professionale, Francesco, perché sei stato per diversi anni segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie e oggi per la FAO ti occupi in realtà di comunicazione, insomma, lanciando nuovissime sfide. A questo proposito voglio anche aggiungere che tu hai lavorato anche in realtà in Palestina, no? Lavorando alla prima radio indipendente, leggevo insomma un articolo molto interessante di 2 anni fa di Marzia Coronati su confronti.net. ecco, oggi cosa succede lì? Cosa succede nella striscia di Gaza? È davvero molto complicato addirittura immaginare una vita diciamo normale dal punto di vista proprio della quotidianità, figuriamoci pensare a uno strumento di comunicazione. Forse sto banalizzando troppo, ma la vita che succede lì è davvero dolorosa. No, non stai banalizzando per niente. Le foto purtroppo che ci arrivano da Gaza sono terribili. Persone che si devono, che devono capire come caricare il proprio telefono cellulare. Esatto. Partiamo da quello. Ci sono però delle esperienze che dimostrano come in realtà il dialogo tra la comunità palestinese e quella israeliana può funzionare. Ne cito una, che era una radio che si chiamava All for Peace, con la sede a Gerusalemme, dove c'era una doppia redazione israeliana e palestinese. Ed è stata un'esperienza molto molto bella, soprattutto in tempi difficili, che erano quelli della seconda intifada, dell'inizio degli anni 2000, in Cisgiordania in particolare. Quella radio è stata chiusa, però ce n'è già un'altra che è nata, però questa volta non è nata a Gerusalemme, è a Ramallah, è nel territorio della Cisgiordania, si chiama Gerusalemme 24 e raccoglie sia una parte della redazione palestinese, per cui che emette in arabo, ma anche emette in israeliano. E questa è una cosa bellissima, perché è chiaro che il dialogo in queste situazioni si può cercare, si deve cercare con gli strumenti che ci stanno. In Gaza in questo momento sappiamo che una delle tragedie più importanti è che con la morte di migliaia di civili ci stanno anche dei decessi di centinaia di giornalisti. Ecco, questo sicuramente è una cosa che ci deve far riflettere. Sembra una banalità quando uno dice che durante i conflitti il primo morto è l'informazione. Certo. È qualcosa che dovremmo pensare. E ne contiamo purtroppo ogni giorno, raccontiamo anche qui insomma delle morti anche di giornalisti, non soltanto nella striscia di Gaza, in quel conflitto terribile. Sono tutte un megafono queste antenne. Purtroppo, insomma, Francesco, siamo già in coda, megafoni che mettono paura ai governi, che ne limitano la portata, perché sono difficili da controllare, non seguono interessi economici e spesso parlano il linguaggio delle periferie, delle banlieue. Questo è un libro luminoso che parla di periferie, di banlieue, ma che in realtà ci racconta di un mondo che va assolutamente portato in luce. Io, Francesco, ti ringrazio per averci dedicato questo spazio. Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, Francesco Diasio per Altra Economia. Grazie ancora e insomma spero di incontrarti presto, perché insomma vorrei continuare a chiederti cose, a imparare da te, perché insomma la tua esperienza è luminosa per noi. Grazie ancora per il tuo lavoro, grazie. Grazie a voi per lo spazio e buona giornata a tutti quanti. Grazie.